Venditalia 2022 continua, siamo allo stand della Brita, i sistemi di filtrazione e depurazione dell'acqua molto utilizzati nel vending ma anche nell'oreca ma anche in ambito domestico, e siamo in compagnia di Elena Scordamaglia, marketing specialist ma anche sommelier dell'acqua. Buongiorno, buongiorno Elena. Buongiorno Fabio, ben trovato, bello rivederci. È bello rivederci dopo tanto tempo, anche perché anche in questo caso erano 4 anni che non ci incontravamo. Parliamo di incontri tra vending manager, tra persone che si occupano di distribuzione automatica, ed è la stessa cosa di cui parlavamo appena ci siamo incontrati. Voi avrete certamente presentato qui a Venditalia un mucchio di cose che sono venute fuori dal vostro reparto ricerca e sviluppo negli ultimi 4 anni, ma che avete avuto modo di presentare al popolo del vending esclusivamente in questa circostanza. Sì, chiaro che sì, abbiamo portato le nostre soluzioni di filtrazione per il mondo vending, che sono diverse, perché diverse sono le acque che ci sono in Italia e nel mondo. Quindi per ogni occasione ed esigenza di uso noi abbiamo un sistema di filtrazione diverso. Ovviamente un altro tema forte che portiamo qui a Venditalia è quello della sostenibilità, quindi parliamo anche del nostro recycling program. Tu ne sai qualcosa di questo programma o ti racconto qualcosa? Beh, io ne so qualcosa, ma loro magari no. E dunque direi che in forma sintetica sarebbe il caso di raccontarlo loro. Allora, la sostenibilità è nel DNA di Brita e quindi noi portiamo questo recycling program proprio come messaggio ma anche come azione concreta. Tutti i filtri esausti Brita vengono ritirati e ritornano in Germania, dove c'è un impianto proprietario, le resine vengono recuperate, la plastica viene riciclata e addirittura, pensa, per l'85% i nostri filtri rientrano in questa sostenibilità circolare e rientrano in filtri nuovi. Questo per la sostenibilità è un punto a vostro favore importantissimo. Avete tuttavia fatto anche dei passi avanti con la filtrazione e dunque presentato anche dei filtri che si sono evoluti nel tempo. Assolutamente sì, i filtri sono sempre, diciamo, up to date rispetto a quelle che sono le esigenze del mercato. Abbiamo anche portato un'esperienza digitale con i nostri filtri attraverso la Filter Service App, che è un'app che tutti i nostri partner possono scaricare comodamente e che addirittura fa una consulenza nella scelta del filtro ideale, ma anche, diciamo, una consulenza in quella che è la manutenzione del sistema di filtrazione, e quindi ti darà dei reminder, ti darà dei consigli, hai la possibilità di scaricare tutto il materiale sempre a portata di mano, e quindi sicuramente è una mano in più. Oltre al consulente che c'è sul territorio, anche il consulente sempre a portata di mano e in tasca con te. E allora, giusto per concludere, vogliamo spiegare che cosa c'è alle nostre spalle? Sì. Allora, diamo un senso anche a quel ruolo che tu dicevi all'inizio, ovvero il Brita Water Sommelier. Siamo una squadra in tutta Europa ormai da circa un anno e portiamo l'esperienza sensoriale dell'acqua. Ovvero andiamo a sfatare un mito che l'acqua sia solo in odore, in colore, in sapore. Non è assolutamente vero. È Brita che ha sviluppato questa ruota sensoriale dell'acqua e andiamo anche con acque diverse, con degustazioni di acque diverse, a far capire sensorialmente con degustazioni qual è la differenza di acque diverse, ma anche di soluzioni per la filtrazione che portano a acque diverse. Diciamo quindi in definitiva che quella dell'acqua è una scienza, quella dell'acqua è una materia che andrebbe ancora più approfondita e potrebbe essere fatto proprio sul sito di Brita. Esatto, da circa un anno abbiamo lanciato una vera e propria Aquademy. È un'accademia, è un percorso multilivello in cui andare ad approfondire questo tema, fare cultura dell'acqua, quindi si parte da un modulo basic in cui si parla di chimica dell'acqua, di acqua come elemento ma anche come alimento, e poi via via passiamo in rassegna tutte quelle che sono le interazioni con l'acqua, quindi acqua e caffè, acqua e ghiaccio e acqua e cottura, quindi quando l'acqua diventa vapore. Benissimo, diamo dunque dei riferimenti a tutti loro per poter collegarsi a questo sito e soprattutto scrivere
quindi un indirizzo di posta elettronica per poter entrare in contatto con qualcuno dello staff per iniziare a seguire in modo dedicato tutto ciò che riguarda il mondo dell'acqua di Brita. Assolutamente sì, vi rimando al nostro sito istituzionale www.brita.it e per qualsiasi informazione sul mondo professionale dei nostri filtri è professionalitalia@brita.net. Elena, sei stata magnifica, soprattutto dopo tante ore di lavoro, dopo tante spiegazioni date a tutti coloro che vi hanno visitato, che sono venuti qui a visitarvi e che insomma in qualche modo sono stati un po' pressanti, un po' stressanti, diciamo la verità. Non come bere un bicchiere d'acqua, però noi abbiamo l'acqua migliore del mondo, quindi va bene. Alla risposta pronta, quindi attenzione Elena Scordomaglia, era naturalmente io scherzo in quello che chiamo naturalmente il gioco delle interviste. Dopo un po' di ore di lavoro, sia per me che per te, forse una battutina riusciamo a permettercelo. Grazie, sei stata davvero estremamente preziosa nel riuscire a raccontare le ultime novità di Brita. Grazie, ci vediamo prestissimo. Grazie, a presto, grazie a tutti. Ciao.